Siglato un protocollo d'intesa per l'istituzione di un biodistretto AIAB del Vallo di Diano, nasce così un distretto biologico grande quanto l'intera area del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano. Sì, bisogna promuovere queste piccole produzioni locali che già ci stanno, perché in effetti noi abbiamo ancora un'agricoltura antica, quindi un'agricoltura che si basa su tradizioni di coltivazioni antiche, che sicuramente avevano dal loro punto di vista l'utilizzo di prodotti naturali, quindi è un bene che ci sia questa organizzazione, è un bene che si lavori intorno a questo per promuovere le nostre produzioni, che vuol dire anche promuovere il nostro territorio e il nostro passato. Nostre produzioni, che significa soprattutto qua nel Vallo di Diano i salumi e soprattutto i formaggi. Sì, noi a Sala Consilina non solo questo, perché anche se è la produzione prevalente, ma noi abbiamo una grandissima tradizione per quanto riguarda gli orti, gli ortaggi, e quindi vorremmo promuovere anche i broccoli, i peperoni, i pomodori e tutto quello che di biologico e di buono c'è nel nostro territorio. Ultima domanda, come canalizzare attraverso l'AIAB queste produzioni? A suo avviso. Sicuramente lavorare insieme, sicuramente creare un marchio, sicuramente promuovere con tante iniziative come quelle di oggi. Forse oggi ce ne stanno pure troppe, perché ce ne stanno ben tre che promuovono i nostri prodotti, e lavorare per far capire che mangiare bene è anche un valore aggiunto per quello che riguarda la nostra salute. Noi dobbiamo mantenere sul nostro territorio una produttività di qualità che renda i giovani protagonisti del loro futuro, e in questa occasione in particolare del biodistretto è sicuramente una realtà nella quale molti giovani sono già impegnati. Io ho conosciuto i giovani che hanno creato il consorzio per i legumi, che è una novità, con grande soddisfazione, ma così come molti giovani hanno inventato cantine di qualità legate ai nomi del nostro territorio. Ne voglio ricordare uno per tutti: a Sant'Angelo a Fasanella è nata una cooperativa che produce vino di altissima qualità col nome dell'Antice. Eppure l'Antice non era neanche conosciuto, oggi è l'orgoglio di quel territorio, tanto da essere messo come logo della produttività di un territorio. Quindi sicuramente oggi c'è stata la presa di coscienza. Dobbiamo accompagnare questi processi ed essere protagonisti del nostro futuro.